Ragazzi, direi di andare con il Reddit, ma prima di questo, come al solito, sigla. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del Red. È il vostro? Eccoci, ciao, accendi Reddit, acceso, non lo so, non penso sia originale, no ma poi sta roba mi fa schifo, cioè associato Torina allo studio Ghibli, boh, mi fa manco ridere, l'avete passata anche su Instagram, boh. Fa ridere la faccia, boh sì, boh, conoscendo un po' tutti i fatti non è che mi faccia proprio riderissimo, però mio problema forse, citazione cogliere, coesi, sempre coesi. Coesi! Ma però, la faceva, poi mi ha fatto anche un po' così, perché... Coeso, mi diceva! Il governo è coeso! Cioè, avete gli strumenti, un... No, mani, forza! Questi topi! Io niente. Ci può stare. Poi prendi la mamma di Mario. No, e poi tanta dolcezza, perché tanta bravi. Tanta dolcezza se la butta giù. Ma no, senza. Ma c'è, ma lo traumatizza. Ciao Sabrina, buona serata. In questa maniera, Sabrina, grazie, sei stata veramente gentile, grazie. Sì, sei preso questo, sei un genio. Cioè, sei preso questa roba, sei un genio, perché non è facile questa, eh. Vediamo. Dammi up, ciao, ciao Sabrina. Ti tengo! Allora, sì, stammi up è questo, ma l'occhio così è un'altra cosa. È un'altra cosa. Non vi dico cosa. Ma stammi up, stammi un po' più, sei troppo down. Mi mandi energie negative nell'ultimo remix, no? Stai up. Esatto, non c'è. Non c'è. La gente sta impazzendo. Sì, volevo fare la. Ludovica è dolcissima! Ti prego, Michele! Fallo per noi! Stiamo impazzendo! Grazie Ford, grazie per quello. Bravissimo, vabbè, boia, io un giorno uscirà la mega compilation d'un'ora dove c'è tutto dentro. Pazzendo! Sì, se volevo fare la Ludovica è dolcissima! Bravo, cioè, ma come cazzo hai fatto a beccare solo stiamo impazzendo? Ti prego, Michele! Fallo per noi, stiamo impazzendo! Un attimo, non la posso baciare perché non la conosco. Ti piace così, amore? Piace così? Questa è facilissima. Sulla finestra prima di andarsene. Bravo. Sei. Oh, sei. Ti piace così, amore? Bravissimo, bravo. Questa era difficile. Senti, visto che siamo qua, questa storia del cannone, Dario? Che vuol dire? Mi ha taggato in una storia su Instagram dicendo che vuoi spararmi da un cannone. Grazie Jasper, grazie Ale. Sto cercando un circo che abbia un cannone dove buttati dentro e fatti sparare. No, questo non è una citazione. But it's your special birthday wish. Whitney Giuliani. Minchia, questa è difficilissima, sì. Questa è difficilissima, eh. Se l'hai beccata, sei stato molto bravo. Allora. Bravissimo, sei stato bravissimo, cazzo. Vabbè, questa. Ma senti. Sono più di stare scritte sui muri, non serve. Ma chi è? Il sindaco è un po' arrabbiato. Oh, se non sei riuscito ad appassionarti con il passaggio 4, ti dico ci sta. Ma. No, questa non è una citazione. Non le interessa come mi vanno le cose. No, mi interessa. Ex siciliano, di dove? Sì, di Gela. Ah. Profondo sud. Gela, profondo sud, l'hai chiamata Gela. Bravo. No, questa non era una citazione. Però complimenti perché... Cioè,
ormai c'è la paranoia perché cito talmente tanta roba che tutto può essere, però no, no. Sono un figlio di puttana, devo farmi impiccare, devo farmi impiccare, devo morire. Fatemi sapere di chi sto parlando. Sono un figlio di puttana. Questo è recente, anche molto vicino a me. Sono un figlio di puttana, ho la mica se preferite. Sono grazie un pezzo Pedro, di grazie merda, Pedro, grazie speriamo Pedro di morire domani. Grazie Pedro, voglio grazie morire. Lei. Grazie Pepaus. Per forza. Certo. Pippo, non so perché mi rispondi così. Pippo, non mi ami più. Pippo, perché non mi guardi più quando facciamo l'amore? Pippo. Cacchio, certo, è più strano che fare. No, 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 questa era semplicemente la canzone in viaggio con Pippo, non era per l'elefante che non... Cioè, bella la gag, l'elefante che non guarda più in faccia Peter quando fanno l'amore, però... È l'amore con un rinoceronte che ormai non ti ama più. Perché non mi guardi più negli occhi mentre lo facciamo? Ah, rinoceronte. Due musicisti e un cantante lirico. Tutti più in... Questa è quella che uso di più, la storcere l'orecchio. Bravo. Tra l'altro è anche perfetta perché Valle è tipo una cosa toscana. Mi dia della Valle. Mi scusi. Mi scusi totalmente, non volevo... Mi dia della Valle. Dario che probabilmente è stato assemblato con la stessa metodica. Bravissimo, bravo. Zoolander, ovviamente. Non è pazza. Ci sono delle svolte narrative assolutamente interessanti e completamente fuori dalla realtà. Non è vero anche... Ma ragazzi, cos'è sta roba? Una cazzata micidiale. Bravo, bravissimo. È completamente fuori dalla realtà. Questo è il video di Servi della Gleba. Vabbè, ma ce ne sono molte di più. Molte, molte, molte di più. Sono dappertutto, ma anche nei miei vecchi video su YouTube che nessuno ha mai preso, colto. E io sono molto affezionato alle mie ispirazioni. Caro Verdone, un sacco bello quando fai il prete con lo strabismo di Venere. Sì, bravo. Quando mi levo gli occhiali sono il prete. Non Furio, come tanti hanno scritto, ma il prete. Quando si pulisce gli occhiali. È una cosa meravigliosa. È quella roba lì. Bravo. Ma c'è molto di più, c'è molto di più. È proprio un vaso di Pandora enorme. Mi ricordo sempre le cose che mi fanno ridere. Sempre, sempre, sempre. Tutte. È l'ora dello sbusto a cappella. Cosa? È l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto che si apre, e che si apre. Dentro c'è un minolino, o forse un figurino, adesso guardo, adesso guardo. Scoccio scatola, busta pacchetto, unboxa tutto e infila nel retto. Bello anche col finale così, bravissimo Lilandre, grazie. Forse è la versione migliore che ho visto, anche perché la maggior parte di l'ora dello sbusto sono semplicemente dei TikTok con sotto me loro che fanno le cazzate, ma noi vedremo mi sa delle belle in questo Reddit. Dato come ho detto io non sapevo niente, cioè sono andato in Giappone e quando sono tornato ormai TikTok era stato devastato dall'ora dello sbusto. Io non, tra l'altro l'avevo lasciato lì l'ora dello sbusto, per me era già bello e dimenticato. E invece comunque proveremo a intervistare di nuovo Verdone, ci proverò di nuovo, non sarà facile, non so se ci riusciremo. Mi piacerebbe molto intervistare Verdone, che so tutto quello a cui ha risposto, quindi so cosa gli posso chiedere. Dario, ma sbaglio, avevi detto che Aldo, Giovanni e Giacomo non ti piacevano? No, non mi piace l'ultima fase della loro carriera. Sfreccia in penna e esclama porco dito. Ah, bello, super giovane. Amore, vai piano. Bellissima questa. Grazie, grazie di cuore. Non portare via un sasso alla Toscana. Ciao, sono Maurizio Crozza e voglio dirti una cosa. Ogni anno la Toscana è depredata della sua terra stessa. Ogni giorno... Sembra più Martin che il sottoscritto. Un po' di Toscana muore. Forse per gli incendi? No. Forse per i saccheggi? No. Forse perché... No. La Toscana muore perché ogni giorno qualcuno porta via un sasso. Che tra l'altro anche questa è un trova la citazione, perché io qui stavo prendendo per il culo Freddi, mi pare, sul discorso dell'Umbria, e stavo citando la cazzata, lo skit di Maurizio Crozza sul CD di Allo Stretto. Ma cos'è sta roba? Era un messaggio di sensibilizzazione della Toscana di Maurizio Crozza. Chip, vediamo. È l'ora dello sbusto,
È l'ora del pacchetto che si apre, anche si apre. Dentro c'è un ninnolino o forse un figurino. Adesso guardo, adesso guardo. Scoccio scatola, busta pacchetto, unboxa tutto e infila nel re. Siamo proprio, secondo me, alla fine, no? Dell'umanità. Non leggo quel commento, ma è interessante. Sono entrato in disco decisamente troppo presto. Ma che cazzo di ondulate, ragazzi, però. Dario maestro delle carte, la mini, ma perché c'è la mini fusa a me col braccio che diventa la coda? Strano, ma un'idea che magari può essere sviluppata in un secondo momento, grazie. Lost in Tokyo 2019, no, non era Tokyo, credo, no, sì, invece sì, è Tokyo, c'è sempre presente lo slime, cazzo hanno preso i Gundam, ok, Viggo Mortens e Augusto Filiali, bellissimo. Toccava andarci. Minchia, sei stato all'Univibe. Madonna, sì, l'Univibe. Ah, minchia, hai fatto anche la foto nella stessa posizione. Bravissimo. L'Univibe è sempre bello, sempre stupendo. Nel cuore di Kamakura. Bello, bello, bello. Grazie. Grazie di questo ricordo. È da tanto che non ci vado. Piccolo sketch dei piedi del Moccia. Non c'erano le altre cose prima, ma comunque grazie mille. It's time for the unboxing. It's time for the package to open. Inside there is a little doll, or maybe a figurine. Now I look. I open the box, the envelope, the package, unbox everything, and put it in. And put it in. Secondo me siete tutti pazzi completamente. Solo 30 secondi. Vediamo. Io non mi ricordo niente, ovviamente. Fino alla fine del September. Ogni 5 sub giftate ve ne regala una Twitch. Fighissimo. Grazie. Ecco, queste sono le cose fighe che dovrebbe fare Twitch sempre. Grazie, Bula, Alessio, Leon, Patioraj, Fonta, Litio, Daniele. Settimana, no? Vorresti spaccare la testa? Se io avessi Alicia qui, la prenderei di mano per la testa, le strapperei quella zazzera di merda e gli vomiterei nella testa proprio. Per fargli anche dei nuovi capelli col vomito seccato, bellissimo. Però non si può, capito? Non si può. Grazie, Charlie. Grazie, Osvaldo. Grazie, Dente. Sembrava una roba abbastanza normale, in realtà. Vabbè, può succedere, ragazzi, ovviamente. Il migliore a mani basse. Grazie, Panini, grazie, che grazie, attualmente comino. È stato sospeso. Vabbè, questo però, ragazzi, è anche un po' scontato, è anche un po' banale. I Boys alla prima di Pop Music. Contesto, uno dei ragazzi in foto ha lavorato nell'ultimo anno al film, quindi grazie ai racconti dietro i quinti, per noi è diventato una leggenda e non ci aspettavamo arrivasse a così tanta gente. I retroscena lavorativi sono surreali, tanto quanto il film. Sto cercando di vedere se è lo stesso ragazzo che ha detto gli stessi aneddoti a me. Non dirò niente. Non dico. Comunque, sì, gli aneddoti sulla produzione del film sono veramente incredibili. Piccolo scherzo tra brothers. Minchia, qui proprio io. Veramente. Ehi, ciao ragazzi, sono io, Mario Stagnoli. Mario, ci ciao, senti? Mario, sì, ci sì, senti? Sì. Ciao, sì, sì, noi non ti sentiamo, Mario. Non mi sentite? No. Come non te mi sentite? Senti? Te ci senti? Prova a fare così, Mario. Prova a fare così, Mario. Se ci senti. Mi sentite? Mi sentite? Affanculo, certo che ti si sente, bravo. Ah, ma era uno scherzone. Una gagstone. Madonna, che strano il vecchio Mario, ma non mi sembra cambiato molto, a parte tutto. Cacato nel puzzo a 2200 metri. Sì, ma fallo vedere bene. Cacato nel puzzo, Skibidi è iscritto Skibidi. Va bene, sei un grande, veramente. C'è questa espressione che viene utilizzata 100 volte al live e che continuava a rimbombare il cervello. Finalmente, dopo mesi, ho capito cosa mi ricorda. Bellino da morire, Pannoli. O Pannoli, chissà. Bellino da morire, Bellino da morire, Bellino da morire, Pannoli. Cos'è che ricorda?
Mi hai detto tu di mettere su Reddit. Sì, hai fatto bene. L'OBS. Menina da morire. Quasi quasi ne piglio un anch'io. Tro, ne lasciesti felle. Addio sì, nella giuro. Ma no, ma non è che ti ricorda questo. È che a Livorno Bellino da morire si usa tantissimo. Si dice spesso Bellino da morire. Sì, sì, è proprio livornese puro. Però ci sta che tu l'abbia sentita per la prima volta sul dito del cucuro, sono livornesi. Riposto perché Darren è in Giappone. C'è per caso lì davanti a te un caffè Santa Cruz? Bevosa! Festival Estas! Buonissimo! Sei bravo a parola! Ma con i pugni come ti una capi! Hai fatto proprio bene a ripostare. Questo da mettere sulla lapide al posto della foto. Sì, ci saranno le lapidi, quelli LED con i filmati. Fondamentale saperlo, il tuo nome in geroglifico. Che cazzo vuol dire? Ma funziona sta roba, boh. Per forza. Proprio per forza. Io non credo che sia una traduzione proprio fedelissima, però che dementi, veramente. Lì è un posto di cultura, non dovete fare queste cose. Il social manager del Sassuolo, ah sì, sì, certo. È l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto che si apre, che si apre. Dentro c'è un ninnolino o forse un figurino, adesso guardo. Adesso guardo. Scoccio, scatola, busta, pacchetto. Va così, ragazzi, oramai. Bisogna rinunciarvi. Continua la canzone, Tomodachi Edition. Benvenuti in questo Continua la canzone, Tomodachi Edition. Siete pronti? Iniziamo. Perché sono diventato napoletano? Sono qua con la Tomodachi Band e ci divertiamo nonostante l'improvvisazione, yeah. Ma che cazzo se lo ricorda? Non mi pare male, no. Non mi pare male. Ah, me lo sono ricordato. No. Non mi fare male, no. Non mi fare male, no, no. Ottimo dalle premesse finché non manda un audio con Fabrizio che fa. Crotalo nel culo. Pensavo fosse amore, invece spammi meme morti. Meme morti. Quasi, sì, quasi. Ci siamo visti quella notte buia. Lui si è preso un taxi per stare al sicuro. Nel culo c'ho un padulo. Umberto dov'è? Umberto dov'è? Umberto dov'è che hai gettato il mio cuore trafitto da demoni e spine? In dimensioni parallele l'alieno si dissolve. Il panettiere assassino, l'alieno che evolve. Amicizie tragiche sotto il sole sardo, mi pare. Amicizie tragiche sotto il cielo sardo. Tra le sarde e misteri, il panettiere ci ha cambiato. Bellissimo. Tragico. Oddio, questa è tosta. La posta del cuore, del culo, c'ho un mufflone. Senza la luce, manca la voce. Le carte, la posta del cuore. Mi troppa la connessione. Cazzo, mi sento un gol. E non mi ricordo più niente. L'anni mettimi una sigaretta nel culo. La fumo. Devi fumarla, sai la quella. Fuma. Puzza di merda. È come. Ma ti fumo uguale. Oggi sto col Budolf Adel. E noi siamo tutti crewmate. Fai la sub con Prime. Unità giusta, vai con calma e non brucia le tappe. Nel culo ce n'ho sette, senza dubbio mi fa male. Consiglio d'amico, intanto manda foto, palle a caso. Ma non a lei.
quasi, non sono proprio molto forte in questo, eh? Attenzione. Va bene. Chi è scarso? Ma sei scarsissimo, Victor. Sei proprio scarso. E io non c'ero in Giappone. Grazie Stella, grazie Apsi, grazie Alex, grazie Shiva, Ricky, il furioso, sono morso e matto. Poi di overreact di Mario, perché probabilmente aveva mangiato un po' troppa pasta. Dario, ogni volta che un membro del tour dice una cazzata stava per morire. Sì, Nesquik, certo. Non hai visto, aspetta. Sì, l'ho visto, è morto subito dopo che gli ha detto che era scarso. L'ho visto. Bene. Fa oggettivamente ridere. No, no, ma infatti. Dario Moccia, no, non sono Fedez, official video. Geloso perché non c'eri. Ma se non mi fa ridere, che cazzo vi devo dire? Cioè, soprattutto mi fa ridere così che mi butto dietro alla sedia. Che devo fare? Boh, grazie Alessio. Se fa ridere voi, meno male. Tomodachi bene. Parliamo un po' di soldi, non sono di Caprio. Parliamo di gioielli, non sono di Caprio. Perché no, delle carte, non sono... Ma non è official video, è la clip semplicemente. Non sono di Caprio, anche se non so manco i nomi. Non sono di Caprio, carezza diagonasca. Non sono di Caprio, Sì, sì, ho visto che Fedez ha ripostato la canzone. Cappellino del signor Barz in testa e via. Tagliovino, non sono di Caprio. Iso Tony F, non sono di Caprio. Mi è rimasto il rosso, non sono di Caprio. Va bene, c'è anche Kimball, non sono di Caprio. Bene life di merda, non sono di Caprio. Collezione. No, forse hanno messo qualcosa in più. L'hanno mixata in maniera... Cioè, hanno messo anche il coso, l'autotune, mi sembra. Questa se l'è scritta. Sì, Conus, l'ho detto nella live stessa. Ho detto, questo me le sono scritte. Questo è un pezzo in stile Fedez e un pezzo in stile Tony F che mi sono scritto in Giappone. Proprio detto, poco prima di farle. Però, vabbè, non importa. Faccio parte di un sistema di potere che poggia le sue fondamenta sulla dipendenza da social. Ho intercettato un pubblico affamato di gossip, ostentazioni e guerre mediatiche che vengono armate da articoli, TikTok, commenti disumani e storie Instagram. Ma anche se ne parlo sempre, i soldi non mi interessano davvero. Sono solo un mezzo per fortificare la mia voglia di approvazione e una cura per la paura di restare solo e dimenticato. E non sono di Caprio. Bellina però, eh? Questo era un pezzo... No, è un po' diversa da come l'ho cantata io originariamente. Ho fatto un mixaggio a audio e via. In stile Fedez. Grazie, ma grazie Sgrodax. Era una mia roba, era una canzone riferita a me. A come sono fatto io. L'ha fatta direttamente Carciofino! Allora è un king. Per come vivo io. Una sorta di autocritica alla mia persona. Certo. Ma quindi non sei Fedez, non sei DiCaprio... O nessuno dei due. No, ma è una canzone in stile Fedez. Ma non ero Fedez. Ero un'altra persona. Cioè, ero oltre. Diciamo. È il più forte lui. Vediamo, facciamo questa classifica. Alabasta. Contro Crocodile o Ipeldan. È una bella saga Ipeldan. Con il direttore Magella. Ma non si sa ci fino a fa. Forse è sconfitto da... No, si da sa. Da Barbanera, da Titch. Si sa che fino a fa. Quindi 3-2 Ipeldan. Skypea Arlong Pa, no, Skypea tutta la vita. Roman Down, Dress Rossa. Ecco quando scende, si rompe un braccio, devo capire da a Luffy. Dress Rossa, dai, quando Don Flammy. Vanno a Tiller Bar, Tiller Bar, dove è un dottore? Gecko Moria, no, non è così, Gecko Moria è un capo. C'è un dottore, il dottore è pazzo. Sì, è difficilissimo comprendere. Ah no, dai, perché lo sa pugliese. Per down, Skype. Ok. Dress Rossa Vano. Dress Vano. Rossa Vano. Vano, durato troppo. Ha scocciato. Dash Volt combatti che Kaido. Vabbè, Vano, dai. Skype Vano, Skype.
Però un grande. Skype è tutta la vita per me. Ma più bella saga è sta Pop Skype. Bello anche il cappello sopra. Con Enel, il supremo e tu. Ma hai ragione, lui King ne sa più. No, poi si incazzano, lasciamo perdere. Ricordi, Dario, hai mai preparato un programma di viaggio? Hai prenotato un hotel? Eh sì, questa è Biggie Japan. Ha una vignetta così, estrapolata dal contesto. Ci sta. Il flow è lo stesso. Bah, non lo so, eh. Hit Parade, sembri shy. Mi faceva così il tuono, non so perché. Mi faceva col baffetto. The Lego Movie. Questo forse avevamo già visto. Che ci sono pareri contrastanti. Porca puttana, che cazzo era? E chiunque rida per sta merda! Falliti del cazzo! Ma che cazzo fa? Che puzza! Ma... Minchia, bro, ma... Bro. Ah, è una citazione a Siberia! Ah, ecco perché con la vignetta. Scusate, non ci sono arrivato subito. Oh! Bro! Ma ti chiede dell'hotel come nell'aneddoto. Ragazzi, voi dovete capire una roba di me. Io sparo talmente tante cazzate ogni giorno che una volta che io dico una battuta o una cazzata la dimentico quasi sempre. Tant'è che quando qualcuno mi risponde o rosica per una battuta eccetera, io mi devo ricordare che cosa ho detto e mi vado a rivedere le robe fributtate perché non me lo ricordo. Quindi quello che voi ricordate a memoria, quello che voi amate alla follia, mamma mia Dario, quel giorno hai detto quella cosa, io non ricordo un cazzo, ricordo solo le robe degli altri, le mie le dimentico, le dico le dimentico, come il coso, l'ora dello sbusto, l'ora dello sbusto, solo ho fatto la canzoncina, quando mi sono seduto qua e ho iniziato a aprire i pacchi, già mi sono scordato tutto, poi quando sono tornato era l'inferno, è strano ma è così, anche Debo è strano. Ottima memoria. Ma no, ma perché non ci... Cioè, non... Boh, sì, non è che dico... Ah, cazzo, ho fatto... Anche ricordarmelo, a che cosa servirebbe? Niente, cioè... Anzi, magari, boh, ricalcherei un po' me stesso, proverei a fare degli altri jingle per diventare ancora virale, diventando imbarazzante. È meglio essere naturale, fare le cose così come ti vengono. E basta. Cioè, così almeno non ti ricordi le cose, non... Cioè, sui meme ok, mi piace ogni tanto ricalcarci un po', però sul resto no. Sul resto preferisco di no. Qui forse è un sistema di difesa che continua a buttare fuori roba e basta. Ho trovato quest'estate un'intervista a Fellini in cui racconta il suo incontro con Walt Disney. Sai che forse questa roba me la ricordo? Fammela vedere. Che uscirà nel prossimo numero di Topolino e un omaggio festoso a Federico Fellini, che così ricorda il suo incontro con Walt Disney avvenuto nel 1956, l'anno dell'Oscar per la strada. C'è chi sostiene che fa alcune gag apposta per fare le clip per TikTok. Ma io non ce l'ho nemmeno TikTok. Mi ricaricano, tra l'altro, contro la mia volontà. Io non... No. Cioè, chi... Facevo queste cazzate anche quando TikTok... era piccolo, addirittura non esisteva, quindi non sono proprio adatto. Non sono proprio adatto. Questo dovrebbe essere Cavazzano, tra l'altro, per quello sono belli i disegni. È un mostro. Ci venne incontro all'inizio. Cioè, più che altro sono gli altri che prendono le mie clip per fare le visualizzazioni su TikTok. Più che altro, quindi è il contrario. A me non interessa molto. Ingresso del suo fantastico paese, Disney. Ah, che scusami, Fellini, se dico questa roba. Veramente, poi veramente, parlare di TikTok con Fellini sullo sfondo mi sembra abbastanza imbarazzante. Tra l'altro, il pubblico di TikTok è molto difficile da convertire. È raro che vengano qua e poi paghino l'abbonamento. Quindi non conviene nemmeno cercare di sforzarsi a essere imbarazzante, diventare la parodia di te stesso per fare le clip di TikTok e provare ad avere un abbonamento in più. Cioè, non... Va bene anche così, insomma. Ci venne incontro all'ingresso del suo fantastico paese, Disneyland, dirigendo e guidando una banda di ottoni che forse in nostro onore suonavano delle marcette di Nino Rota. Con lui scendemmo nel sommergibile del Capitano Nemo, salimmo in un'astronave che si perse verso galassie sconosciute. Poi ci offrì da bere qualcosa in un saloon. E insistette perché prendessimo due pistoloni dal calcio incrostato di madreperle con le canne molto lunghe. Non si sa mai, disse. Poco dopo, con un calcio si spalancò
quella porticina tipica dei saloon ed entrarono quattro banditi e fu un inferno di spari, di botti. Disney sparava, diceva Giulietta di sparare, si era sdraiato in terra facendosi scudo con un tavolino. Ma tutti attorno alla fine applaudivano, mentre questi quattro stuntmen con capriole da entusiasmanti alla fine giacquero stecchiti. Disney si alzò, baciò la mano a Giulietta, mi abbracciò e disse che aveva visto la strada più volte. Fellini, dopo aver ricordato una lontana intenzione Disney di trasformare... Che poi io ci credo fino a un certo punto, perché Fellini raccontava anche un sacco di bugie, però è bello sognarlo così, Walt Disney, giocherellone che accoglie Fellini con uno spettacolo dentro Disneyland, chissà. ...formare la strada in un cartone animato, così commenta la storia. Non avrei mai immaginato di avere una soddisfazione così... Sì, certo che è mollino. ...totale. Mi sembra che sia lusinghiera, prestigiosa quanto una laurea ad onore. Di Cavazzano dice... ...che è quasi un fenomeno medianico di identificazione con la matita del grande mago e maestra. In chiusura, un desiderio. E penso, per esempio, a un Topolino Mastroianni e una mini Anita Ekberg in una dolce vita disneyana. Vabbè, Cavazzano... Tra l'altro l'ho incrociato ieri l'altro, perché Agnese usciva dalla conferenza che ha tenuto al Treviso Comic Book Festival e si è alternata con Cavazzano, quindi proprio mostro raro. Prime, questo cos'era? Il pub dell'amico a Colle Salvetti dell'anno scorso? Beh, Prime, raga, l'anno scorso. E Reposto, poi sta parola, mamma mia, orribile. Per me è orribile. One step on that... No, non ho mai intervistato Cavazzano, mi piacerebbe molto. Open, I'll cut it. I am a weapon. Do you mean it? Sì. Turn out those lights. People. He blows up. All the better to new look. Tuo cazzo urlano veramente, fanno un casino. Now don't hang back there, shorty. Come on, fight like a man. Why, you little shriveled up infinitesimal piece of sh. You naughty, naughty boy. Oh, no. He fought Dango. Say, Cioè, alcuni erano gratuiti. Shut up! Alcuni erano proprio gratuitissimi. Latios, ma un jet, fatta tra ieri sera e stamattina alle 7, pietà. No, ma è bellissima, Francesco, questo è Francesco Mazziotta, grande disegnatore. Per chi non lo sapesse, ha fatto Cthulhu in Monsters, ma non solo, ha fatto anche il Naga, ma ne ha fatti tanti, e molto, 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 molto bravo. Ha sentito la mia live dove dicevo di Latios jet, e l'ha fatta, si è messo lì a farlo, e basta. Ci sarà in Disney Anthology, Francesco? Beh, vediamo, eh. Secondo me è successo qualcosa alla voce di Ciccio. Vediamo. Questo. Ha doppiato un mio audio dove doppiavo la canzone di Skibidi di Toilet. Okay. Bene, beh, no, ma sempre meglio stiamo andando, ragazzi, per me, eh. Mocha Costruzioni. Mocha Ponteggi Costruzioni SRL. No, non è possibile questa cosa. Si chiama Mocha Ponteggi? Non sono io questo. Non sono io. Non ho mai avuto così folta la barba, ma effettivamente un po' ci somiglia. Mocha Costruzioni impressionante. Un altro foreshadow al pub. Una passione, si può dire. Beh, Monster lo fa. La serie di Monster? Io ho visto la serie e letto il manga. Ok. Il manga intendi? Sì, però. Ok. No. No, ma aveva fatto paura perché gliel'avevo detto a Michele ai tempi, quindi pensavo che si riferisse a quello. Va bene. E non l'ho sentita, Alessandro. Non so che fine ha fatto.
Ma il dissing di Manfred, ma ragazzi, ma che dissing? C'è una canzone giocherellona così, ma che dissing? Assurdo se ci pensi. Pensato, così andiamo dirette. Ok, no, no, io non sono pagato da Sony, io non sono nessuno per dirvi questo, sono un tizio qualunque su internet che vi dice delle cose. No, non... No. Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere. C'entra niente. E benvenuti nella mia nuova postazione. Minchia, questo video è vecchiotto, eh. Senza parole. Ti stai riposando, ma ti ricordi che oggi è domenica? Ah, Giovanni Fois, l'uomo che più ha monetizzato il suo matrimonio di tutti i tempi. Manco, porca puttana, ha un matrimonio regale. Cioè, Reel, oggi hanno fatto un documentario su quello che hanno mangiato durante i 3 giorni di matrimonio, per filo e per segno, col menù, gli assaggi, tu... Cioè, veramente una cosa assurda. Veramente, cioè, grazie Dino Bansky, grazie Dario Selva, ma staccate almeno il giorno del matrimonio, no, no, proprio staccanovismo puro. Sì, hanno mangiato per 3 giorni, hanno detto, per 3 giorni di fila. Ho realizzato di tutto con personalizzati per Magic, i feedback sono ben accetti. Lo sai che uno me l'hanno dato, mi sa? Forse sì, guarda, forse ce l'ho nel porto. Me l'ha dato Guarnaccia. Aspetta, non so se è proprio della stessa serie, no, mi sa di no. Vi faccio vedere. Guardate, Guarnaccia al Treviso. Eccolo qua. Ecco. E poi questo. Eccolo Guarnaccione. Fortissimo Guarnaccia. Andiamo avanti. Maremma puta, extra crunchy. Sì, ma lo so, ma viene utilizzato a bestia per il marketing, ma perché viene utilizzato crunchy tra i giovani? Credi Silvio Gane, Kirby's Dream Land 3. No, questo non è Kirby Dream Land 3, questa è l'ora dello sbusto. Il back inguardabile è stato stampato in casa, è un biglietto da visita. Gelo. Non è un token utilizzabile, è un biglietto da visita fatto in stile Magic. Cioè, la mail e il ruolo di Guarnaccia, la figura professionale di Guarnaccia, e lo dà alle persone che vogliono sapere chi cazzo è e con chi stanno lavorando. Brutto, idiota, deficiente, rincoglionito. Scusami Silvio Gunner, ti abbraccio e ti amo. Primo posto, con... oggi Reddit musicale. C'è Pokémon. Ma che c'entra poi non piacere come logo? Ma stai zitto che pensavi fosse una carta. Hai detto backing guardabile come per le carte. E adesso fai finta e ripieghi sul logo. Hai detto una cazzata e basta, Gelo. Impara ad ascoltare e a capire il contesto. Merda. Si apre. Bellissimo però, un po' la Kingdom Hearts anche, come dicono in chat. Preferisco... piccolo sneak peek di Avengers... Aspetta che... Devo fare una cosa, scusate. Fatto, vai, possiamo andare avanti ragazzi. Scusate che devo fare questa cosa assolutamente. E... Ok, piccolo sneak peek di Avengers Doomsday, dicevo. Mr. Stark, is that you? I hate your 3000, Pete. We'll stop you. I bought a friend. You know how long I've been waiting for this. You and your friend can't stop me. You're all in danger. I am the danger. Ah, oh, sì, no, veramente, no, no. Fuck your creek dei fratelli, sì, me l'hanno già passato. Sì, a quanto pare, sì. È relatable, mi dici? Per forza, torna al buon umore. Per forza, si va a letto, bravo. Per favore, non lo dite mai più, raga, per favore. Cosa, per forza? Sì, sì, per favore, possiamo bandire per forza favore da questa puntata. Perché? Vabbè, dai, ci stava, no?
No, non si vabbè, può dare... dai, allora venne conciato tipo un 3. Dai, 3 durante tutto 3. L'episodio. Va bene, 3 va per va forza bene. Si possono ogni per forza mi devi dare 20 euro. Dai, per forza. Eh sì, sì, ora sì. Carta igienica di Paperino. No, è Topolino lui, non... adesso abbiamo la prova ufficiale. Ciò che ora siamo noi defunti lo sarete ancora voi mortali con le leve. De, non cessate. Due. Ecco, a voi la libreria cinema di Firenze. Sì, ok, bella, ma cosa c'entra? No, no, bellissimo. Una divulgazione. Vediamo se Dario si ricorda. No, no, no. Steamboat Willie, io come faccio a ricordare? O forse sei quello che mi ha mostrato il tatuaggio al pub. Mi sa di sì, King, eh? Primo posto, esperimento stile naif horror vacui del Gengar del Cubon. È vero, molto pieno di dettagli. Bella collezione vista in Austria. No photos. E ti hai fatto la foto, giustamente. Bravo. Grazie mille di farci vedere questa bella collezione. No, ho sbagliato. Scusate. È partita la sigla. Basta, basta così. A me piaceva. No, no, ma sono... Sto bene così. Bello però, no, comunque come Reddit mi ha fatto veramente ridere, ma più che altro perché tutto a tema musica così, e l'ora dello sbusto c'era, ma non così tanto come pensavo, cioè tutto top per me, tutto top. Stavo guardando una cosa... La bamba ti aiuta? No, non mi aiuterebbe perché mi creerebbe un problema... Ah! La bamba ti aiuta e questo qua sniffa. È baciato dal signore, sto pezzo di merda. È baciato dal signore, ma come cazzo è possibile? Si sono allineati gli astri per farlo ridere come un demente qual è, porco... Ehi! Dario, io non ho capito come funzionano le carte, cioè sarà tipo una collezione numerata ad uscita settimanale o mensile, oppure saranno tipo carte Pokémon. Sì, e poi a Happy insieme alle carte ti diamo anche un pezzo, una vita, eccetera, che compone un frullatore che puoi, insomma, utilizzare in casa. Ma come le carte, con i box, i pacchetti, li apri e collezioni il set. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.